L'Italia si conferma protagonista dello spazio. A Parigi, durante la riunione del Consiglio a livello ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, l'Italia ha sottoscritto l'avvio del programma Moonlight, ottenendo anche un volo su Lunar Gateway per un suo astronauta tra il 2025 e il 2030. Ma non solo. Sul contributo totale complessivo di 16,9 miliardi di euro, l'impegno del nostro paese è superiore ai 3 miliardi di euro sui prossimi 5 anni, con un incremento superiore al 20% rispetto alla precedente ministeriale del 2019. Tale cifra rappresenta circa il 18,2% del contributo globale dei 22 Stati membri ed assesta il posizionamento dell'Italia al terzo posto rafforzato dopo Germania e Francia. Per l'Italia è stata una conferenza ministeriale veramente di successo, notevole. Abbiamo fortemente rafforzato il posizionamento italiano in Europa, sostenuto una serie di programmi di forte interesse industriale per l'intera filiera italiana. Penso non potesse andare meglio di così. Nei 2 giorni di lavoro la delegazione italiana, guidata dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è concentrata sui principali dossier che l'ESA ha proposto in questo round di negoziati, in particolare sulla ripresa del programma di esplorazione marziana a guida italiana, ExoMars, che permetterà all'Europa di atterrare su Marte dopo lo stop forzato dovuto all'aggressione all'Ucraina e alla conseguente interruzione dei rapporti con la Russia su questa missione. L'Italia ha inoltre avviato la pianificazione del nuovo programma di sviluppo di un sistema di telecomunicazioni e navigazione lunari nel quadro dell'iniziativa Moonlight dell'ESA. Capitolo significativo è anche il trasporto spaziale, settore nel quale si è confermato l'impegno nel programma Vega, che supporta sia attività di miglioramento dell'attuale versione Vega C che la continuazione e lo sviluppo di Vega E fino al completamento. Allo stesso tempo vengono gettate le basi di un importante contributo italiano ai lanciatori riutilizzabili del futuro. Nel settore dell'osservazione della Terra è stato sottoscritto tra gli altri il programma Future IO, che prepara alle prossime missioni e sviluppa i nuovi strumenti tecnologici di osservazione europei. Possiamo dirci in conclusione soddisfatti perché abbiamo tutelato gli interessi della ricerca, dell'innovazione e dell'intera filiera industriale fatta, ne siamo pienamente consapevoli, non solo di grandi imprese significative sul piano globale, ma anche di piccole e medie imprese che vanno tutelate e rafforzate nelle loro grandi capacità innovative. Si è imboccata la strada giusta per costruire il futuro dello spazio per la nostra Europa. A Parigi è stata presentata anche la nuova classe 2022, composta da 17 astronauti. Joseph Aschbacher li ha rivelati alla platea facendo sollevare alle sue spalle un enorme sipario. Ci sono 8 donne e 9 uomini, selezionati fra oltre 22.500 candidati nei suoi stati membri. Sono 5 gli astronauti di carriera che entreranno subito nei percorsi di addestramento alle missioni spaziali. 11 gli astronauti di riserva, tra cui 2 italiani. Si tratta di Antaco Mellini, bresciana e ingegnere aerospaziale, e Andrea Patassa, spoletino e capitano dell'aeronautica militare. Ci si sente anche fortunati perché è un'occasione unica e sarà un onore per noi poter essere ambasciatori dell'ESA e sperare per un volo un giorno. Ancora non ci credo, è sicuramente un'emozione fortissima. E il pensiero di avere un'opportunità concreta di realizzare il sogno di volare nello spazio ovviamente mi dà una speranza grandissima e mi rende molto felice. Per la prima volta l'ESA ha inoltre selezionato un astronauta con disabilità fisica. Si chiama John McFall e farà parte del Para-Astronaut Feasibility Project, progetto che mira all'inclusione degli astronauti nel viaggio umano nello spazio. Penso, ha dichiarato l'unico para-astronauta della storia, che posso portare l'idea che la scienza è accessibile a tutti e che anche lo spazio è potenzialmente per tutti.